Buona gara amici e amiche, benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kick e questo è XCOM Enemy Unknown. Ma che cazzo sto di XCOM 2 Demolition Squad? Scusate, ma rimembranze. Allora ragazzuoli, lasciamo perdere l'ultima battaglia che comunque è andata bene. Per quanto Kandalek sia stato disperso, ma vogliate anche perdonarmi per colpa mia, perché poveretto l'ho lasciato dentro. Mi sono confuso tra un personaggio e l'altro, anche perché vi giuro che non conosco, a parte qualcuno, ma altri non conosco ancora né i vostri nomi, e anche se ho fatto io le modifiche non conosco se siete bianchi, rossi, verdi, blu, non lo so ragazzi, tanto prima o poi morirete tutti ragazzi, se continuiamo così prima o poi ragazzi, altro che dispersi, morirete tutti. Comunque ragazzi, adesso vi faccio vedere la missione, questa è la nuova missione ragazzi. Allora, guardate la ricompensa cosa ci dà, ragazzi, ricompensa di questa missione ci ridà Kandalek, quindi don't worry, be happy, ragazzi. Cioè, non venitemi a rompere poi i coglioni sul canale, ma... Perché almeno lui non è morto, ragazzi, almeno non è morto. E ricordatevi che dalla missione scorsa e compresa questa, chi è morto, è morto. Basta, game over, non ha più PG. A parte che vi dico già una cosa, visto che probabilmente farò poi anche episodi vecchi di XCOM, nel senso che magari mi piacerebbe giocare anche i vecchi capitoli di XCOM, è l'ultima volta che faccio fare personaggi ai fan. Troppo un bordello, troppa gente, troppa, cosa cazzo me ne faccio di 40.000 uomini in base, quando sapete benissimo che alla fine soltanto i 6 più bravi andranno a fare le ultime missioni. Quindi cosa me ne faccio? Ma cosa me ne faccio? È come avere, non so, 50 votanti per andare a votare e vanno soltanto in 10 a votare, gli altri 40, allora che cazzo servono? Quindi è l'ultima volta che faccio appunto scegliere al pubblico, ma non voglio essere cattivo, è solo per anche mia comodità ragazzi. E poi effettivamente se dovessi giocare i vecchi XCOM, vi dico già che se non sapete cosa sono XCOM, Terror from the Deep e compagnia bella, di soldati ragazzi ne muove, a parte che non c'è una personalizzazione come in questi giochi, ma ne muoiono a caterve, cioè vuol dire che io compro 20 soldati, ne muoiono 15, ne compro altri 10, ne muoiono 5, ne compro altri 10, ne muoiono altri 5, cioè quindi è l'ultima volta comunque che su un XCOM vedrete, ma anche se dovesse uscire un nuovo XCOM ulteriore, voglio cambiare, faccio una cosa mia, faccio per i cazzi miei e via. Questo è quanto quanto ho deciso anche in questi giorni qua, soprattutto in questo XCOM. È troppo un bordello ragazzi, vi dico già che non sceglierò nessuna squadra, farò la squadra di quelli che non sono mai stati in missione o che sono stati pochissime volte in missione, quindi avremo una squadra abbastanza sbilanciata. Speriamo che non ci siano troppe perdite, ma so già che anche a giocarla, anche perché la difficoltà è difficile, anche a giocarla comunque in un determinato modo ragazzi, se sono bravo magari torniamo a casa tutti, se sono meno bravo probabilmente un paio lasceranno le penne sul campo. Però fate conto che io già la missione scorsa dovevo farla in 5, perché per come va il gioco, visto che io l'ho hackerato, che per come va il gioco dovevamo essere in 5 la missione scorsa. Cioè vi rendete conto che se io andavo ad assaltare la base in 5 non tornava nessuno da quella missione. Fate conto che anche questa dovrei farla in 5, la faccio in 6, quindi mi attengo diciamo un po' alle regole, ritorno un po' alle regole. Vediamo come va, adesso scelgo i personaggi e ci vediamo fra poco. Allora, questa è la squadra, l'ho scelta i personaggi che hanno fatto meno operazioni rispetto ad altri, hanno avuto meno uccisioni, comunque ho scelto tutta gente che ha fatto massimo, ma proprio massimo, 2 operazioni, quindi gente che comunque deve salire di livello. Infatti abbiamo una recluta,
tre soldati semplici e due caporali, ragazzi. Adesso non è che voglio far salire i due caporali a livello alto, ma preferirei far salire la recluta al soldato semplice e i tre semplici a caporali, di modo da avere sempre più gente forte. Quindi questa è un po' la squadra, gli armati, direi che abbiamo la missione, stavolta siamo veramente in sei e stavolta la rischio perché siamo in una missione difficile e siamo in sei. Mai fatta, perché di solito le missioni difficili ho sempre fatte che eravamo in 8 o giù di lì. Quindi devo dire tanta roba. Allora, iniziamo la missione. Sentiamo cosa da dire il deficiente. Le ricognizioni hanno rilevato una debole richiesta di aiuto dalla zona. La resistenza conferma che è uno dei suoi codici, quindi ci muoviamo per un'estrazione d'urgenza. Scortate il VIP fino al punto d'evacuazione. Occhi aperti per le unità nemiche. La solita lag che io odio, ragazzi, ma lo odio veramente tanto. E non posso farci niente perché se abbasso ancora un po' di più le qualità grafiche, veramente sul vostro monitor vedete pixelloni tipo Minecraft, ragazzi. Allora, se vogliamo giocare a Minecraft, giochiamo a Minecraft, ma visto che questo non è Minecraft, sapete com'è. Purtroppo, vi ripeto, la scheda grafica non è ancora arrivata, probabilmente, non lo so quando arriverà, magari mi hanno anche fregato i soldi, sono scappati con i soldi che gli ho dato, spero di no, e comunque se mai dovesse arrivare sarei anche felice di questa cosa qua. Allora, distretto operazione Fallen God, sempre titoli del cazzo. Ma tra l'altro l'altra volta, almeno su XCOM Enemy Unknown e XCOM Enemy Within, erano in italiano, cioè non li hanno neanche, fanno talmente cagare i nomi delle operazioni che sono scelti da nomi a caso, ho messo dentro dei nomi a caso, li assemblano, c'è un generatore di nomi a caso appunto che li assembla a caso, non li hanno neanche tradotti, perché essendo nomi che fanno veramente cagare questi qua delle operazioni, hanno detto ma perché cazzo devo star lì a tradurre dei nomi così quando li posso lasciare benissimo in inglese, tanto è uguale. Allora, centrale Advent a Vancouver, modalità difficile, ma vedremo un po' come va, che ragazzi, guardate che cazzo di lag, mamma mia, cioè porca miseria, c'ho schifo io a guardare un po' il programma con chiuso a registrare, magari sapete se tu hai sotto il programma che registra il gioco, una balla e l'altra, sapete com'è, però mi sembra strano che, scusate, un computer con 12 giga di RAM, un processore 6 core, una scheda grafica da 4 giga perché era la AMD 6990, che per quanto vecchia sia comunque aveva su 4 giga, faccia girare di merda un gioco, vabbè. Vediamo qua, la Madonna che lag, mamma mia che schifo, che lag paurosa, veramente, innanzitutto io mi scuso con voi per la qualità di merda, ma di merda, veramente, a parte i piccioni. Mena sono 5, coordinate in arrivo, recuperate il VIP e procedete al punto di estrazione. Veramente mi vergogno della qualità di merda a cui vi sottopongo sto gioco qua. Il problema sarà quando dovrò trasportare sto gioco sul PC nuovo. Sa già della nostra presenza, che anche sul tetto arriva, vabbè. Non sarà occultata. Ah, non c'è neanche in occultamento, non siamo. Ma va, ciappalva. Vabbè, siamo proprio nella merda, come si dice. Vabbè, faccio una bella roba. Salvo e proseguiamo. Allora, eccoci qua. Il VIP. Ah, Candale! Guardate chi è il VIP da salvare. Certo, è stato il Candale. Vedete che non si è perso, ragazzi. Capite che lo facciamo ritornare alla base. Sempre se non facciamo puttanate. Allora, il posto di merda da raggiungere. Dove cazzo è? È in culo ai lupi. È qua. Cazzi, è bello lontano, mi sa che sarà una bella missione di quelle, come si dice, di merda. Allora, io direi di... Position confirmed. No, se dobbiamo metterci, entriamo direttamente.
dalla porta, ok, non abbiamo beccato nessuno. Cecchini. Heading there now. Ordine ricevuto, mi muovo. Ok. Candale, lo mettiamo, abbiamo anche 12 turni, quindi già capite che io odio, non andrei troppo avanti perché ho paura comunque di attivare qualcosa che non dovrebbe essere attivato. Mannaggia, ma che cazzo. Allora facciamo così, Jack Frost, vammi qua. Moving to position. Teniamo indietro Francesco Mancuso qua. 12 turni possono essere tanti come pochi. Ci vado subito. E te nasconditi qua dietro te. No, non che ci siamo mossi di tanto, però sapete com'è, non mi fido tanto di cosa può succedere. Fatevi sotto. Allora, vediamo un po'. Stavolta starò attentissimo. Spero di non lasciare indietro nessuno, ragazzi. È che adesso siamo anche in 6. Diciamo che in 6 ce la possiamo fare. Eccoli qua gli stronzi. Cazzo, si è già mosso. Minchia, me lo spari già. La madonna. Prendilo. 4 danni. Vai. Grande. Anche perché loro iniziano ad avere, come noi, sti cazzi, tante. Dai, beccatemelo. Fatemi vedere che comunque non siete una squadra di merda. Grande, dai. Se riesco a finire questo difficile. Cosa fa? Ma dai, cioè, ragazzi, guardate com'è. Se il gioco era fatto dalla Blizzard era molto meglio, aveva molti meno bug e glitch grafici. Grande, sì, uno è morto, manca solo l'Oplita e l'altro, promozione ragazzi, tanta roba, è quello che volevo, ragazzi. Allora, 38-47. Granata flashbang subito, che se nel caso non riusciamo a ucciderli subito li stordiamo. Bella lì. Allora, però andiamo sempre avanti, ragazzi, mi raccomando. Andiamo sempre ricevuto, avanti. Jack Frost, io ti metterei qua. Moving on target location. Mi vedi qualcuno? Dimmi che mi vedi qualcuno. Sì, mi vedi. Ok, perché comunque andare avanti è indispensabile, specialmente quando abbiamo questo tipo di missioni. Chris Kyle, io ti metto là avanti. So che farò una puttanata perché mi sbloccherai 3000 altri alieni. Non è vero, meglio. Però porti un po' tutti avanti, perché sapete com'è, quando il tempo stringe, stringe. E non è bello. Francesco Mancuso, ti metto qua perché voglio darti l'opportunità di far fuori qualcuno. Leonida, ti metto qua, ma soprattutto il nostro carissimo amico Kandalek, che è colui che verrà recuperato, cioè siamo qua per lui praticamente, per recuperarlo. Io ti mando da nessuna parte. Ti metto qua dietro perché non devi morire, cazzo, hai anche poca vita. Oh, 42. Oh, vediamo un attimo cosa possiamo fare. Te cosa mi puoi fare? 48-51. Io ti direi di sparare al 51, a meno che non hai... No, spara al 51. Grande, cattivissimo. Bravo. Pistolero del Far West. Chi è? Scusate i nomi, mi scordo anche i nomi perché poi siete talmente tanti, ma... veramente tantissimi. Vai Jack,
Vai, grande Jack! Grande Jack! Grande! Grande Jack! Comunque rimane sempre disorientato uno. Ma Francesco, non lo so se tu riesci a beccarmelo da con 42 secondo me Francesco è meglio che a te. Ti metto in guardia e proviamo con Leonida, vediamo con un 42, anche se non penso che riesca. Infatti non ce la fa. Nessun danno. Lui però è disorientato, ragazzi, quindi non dovrebbe colpirci, spero. Innanzitutto spero che si avvicini. Che cazzo fa? Ah, non ha fatto un cazzo. Bella storia. Bella storia, ragazzi. Allora, Riccardo, ti do l'opportunità di salire a tenente. Ti do l'opportunità di... Ma dai, cazzo, me lo vedevi anche in giallo col 72. Ti ho dato l'opportunità di passare di livello e mi perdi così come un criceto. Mamma mia, sulla ruota. Sti cazzi. Sti cazzi, si può dire? Moving to designated position. No, cominciamo ad andare avanti perché è di due turni. Magarpio. Vai, Magarpio, prova te. Veramente non volevo metterti lì, ma va bene lo stesso. 4 danni te li abbiamo fatti, stronzo di uno plita. Mancano due, dai, due ragazzi, due. Allora do l'opportunità a Francesco Mancuso, però Franceschino, ti tiro qua, ti tiro avanti lì e ti do l'opportunità di farlo fuori, cazzo, con un 60, me lo devi disintegrare. Grande! Urca vacca! Ragazzi, ha fatto 10 danni! Porca miseria! O 8, erano 2 su... No, 8 danni, 2 sull'armatura. Non riesco mai a capire se sono 8, nel senso 10, 2 sull'armatura e 8 sul personaggio, o 8, 6 sull'armatura e 2. Comunque, fanculo, l'hai fatto fuori. Che dire? Grande! Ok, speriamo che non mi sblocchi nessun altro. Speriamo che lì non mi sblocchi nessun altro. Grande, non mi ha sbloccato nessuno. Tu mettiti al riparo. Direi che ti puoi mettere al riparo. No, troppo avanti. Io ti metterei in una posizione. Guarda, ti metto qua e ti metto, ok, in copertura. Al riparo. Tu mi puoi andare ancora avanti. Cazzo, se tu mi vai qua, Jack. Ma se tu mi vai lì. Ah, mi potresti. Allora faccio una cosa, ragazzuoli. Salvo, perché voglio provare a violare. Vabbè che ormai ci hanno scoperti, però sapete com'è. Voglio provare a divertirmi a violare il cazzaruolo qua. Viola così i soldati ottengono visuali di squadra per due turni. Sti cazzi, questo sì che è buono. 44%. Successo! Grande Jack. Grandissimo. Ragazzi, che sta partita, torniamo a casa tutti sani e salvi. Perfetto. Allora, adesso ci muoviamo avanti come se non ci fosse un domani, visto che abbiamo abbastanza fretta. No, un codex di merda, mamma mia. Ma perché ne ho già uccisi diversi? Però ragazzi, che coglions. Che coglions. 52. Ascolta, Leonida, cerca di spararmi a quel deficiente là in alto. Grande Leonida. Grande Leonida. Grande Leonida. Grandissima performance. Questo cosa vede? 35-35. Secondo me a questo punto è meglio che ti avvicini.
è meglio che facciamo fuori un po' tutti, cioè che abbassiamo la vita un po' a tutti. Ma dai, cazzo! Che cazzo, Chris Kyle, mannaggia te! Mannaggia te, Chris Kyle! Moving. Mannaggia te, Francesco, adesso siamo un po' nella merda però, ragazzi. Finto segnale, vai, proviamo a buttare un finto segnale, ragazzi. Vediamo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Questo secondo me è meglio. Scusate, giro un attimo la visual. Giro un attimo la visual per vedere meglio, ecco. Allora, il gecchettino Frost che cazzo vede? Al 52 vede lui. Che già se mi uccidi quello. Grande Jackie, grande Jackie. Grande. Allora, perfetto, così uno ce l'abbiamo levato dai coglioni. Te secondo me dovresti rimanere il più imboscato possibile. Cazzo, ma con 35 che cazzo fai? Una minchia. Se riesco a tirargli una sbombazza con questo, ragazzi, a sti due deficienti qua, facciamo saltare in aria tutto. Cazzo, perché è sempre difficile tirare le bombe? Arca miseria, che coi... Ma che alleato, che alleato! Ma che alleato, ma non c'è nessuno lì, ma è l'ologramma! Ragazzi, se mi conta l'ologramma come roba di vita, adesso io confermo, ma non c'è nessun alleato lì, ragazzi. Lì non c'è nessun alleato. Se me lo conta, c'è qualcosa veramente che in questo gioco... A parte che l'alleato l'ha mancato, appunto, l'ha mancato, ma che cazzo di... Ma cosa mi racconta sul gioco? Ma che cazzo mi racconta sul gioco? Ma che cazzo mi racconta sul gioco, ma... Te che ha fatto... È veramente fatto col culo! È fatto veramente un po' così, come capita. Allora, questo lo portiamo qua davanti, perché voglio cecchinare, vabbè... Adesso no, ma dopo. Con un 35 non ce la farai mai, però vediamo, dai, vediamo il pistolero. E invece tre danni glieli hai fatti. Grande! Se gliene facevi uno in più era meglio. Lui si riclona. Vabbè, qua sopra non penso che... Vediamo un po' cosa succede. Spero di non perdere nessuno, ragazzi, perché... Sto conducendo veramente abbastanza bene il... Ok. Questa è una figata. Questa è una veramente una figata. Questo invece non ci crede. No, ci crede anche lui. Ci crede anche lui. Grande, grande. Che figata. Così non ci... Applausi, ragazzi. Mi faccio gli applausi da solo. Vediamo sto deficiente qua. A chi spara? Grande, sì, spara. Fantastico, fantastico. Perché adesso li freghiamo. Volevo dire un'altra parola, però mi suonava un po' brutta. Ragazzi, non ditemi che non sono stato tattico, perché vi taglio le mani. Veramente. Sì, sì. Sì. Sì, il povero Leonida, tra l'altro, ha perso la copertura, ma non è... Arena sono 5, attenzione. Dei caccia nemici stanno convergendo in zona. Firebrand ha poco tempo per l'estrazione. Firebrand, abbiamo poco tempo. Adesso andiamo avanti più che possibile, ma... Cazzo, anche... Dai. Anche questo è morto e andiamo avanti così, ragazzi. Andiamo avanti a manetta.
promozione, bella lì ragazzi, mamma mia paura. Ma io direi che possiamo... Heading to that location. Pistolettata. Ma dai, vabbè che siamo... Vabbè, ma che scarsone, che sei Chris Kyle. No, eri Chris Kyle, sì, cazzo. Chris Kyle, ma cazzo, ma è già la seconda volta che mi sbagli. Ma porca miseria, che cazzo. Ma che cazzo. Ho visto che la macchina è già saltata, io non ho più problemi. 39%, lascia aperte, ciccio, lascia perdere che è meglio. Onde evitare di far figure di merda. Te non puoi fare un cazzo, però ti tiro un po' avanti, anzi, sì, mettiti qua. Faro. Leonida, Leonida. Te qua cosa vedi? A quanto lo vedi? Al 20. Ascolta, te mi potresti andare anche a questo punto qua, così gli spari direttamente in testa con la pistola e non ci pensiamo più, però devi fare 5 danni, ragazzo. 100%, come minimo 5 danni, vai. Pam! Grande! 5! Tanti saluti! Riccardo, bravo! Perché se sbagliavi... Allora, ne manca uno, mi sa. Ne manca uno sul tetto da qua. No, è morto anche quello sul tetto? Oh, vabbè. So solo che ci dobbiamo un attimo sbrigare e... Moving overwatch. Moving overwatch. Te ti metto qua. In movimento. Adesso scommetto che mi farà vedere il mondo. No, ok, però ti metti in guardia. Non farmi arrivare giù altri alieni. Prego, non farmi... Bravo, bravo. Ragazzi, non ditemi nulla perché sto conducendo una partita veramente spettacolo, quindi non rompetemi la fava con robe del tipo ah, ma io avrei fatto... No, no, ragazzi, ho fatto le cose come andavano fatte. Anzi, io ti farei... Guarda. Ti farei ricaricare perché... Ecco, ok. Riccardino, ti metto subito qua. Ci penso io. Allora, cerchiamo di andare il più avanti possibile perché non manca poco. Dov'è che cazzo? Ma no! Sti cazzi! Sti cazzi! Sti cazzi! Ma vaffanculo. Sembrava andare tutto bene invece. No, questa forse... Questa la posso pagare, ragazzi. Questa la posso pagare. Brutta questa. 52. Vai, 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 segamelo fuori. Cazzo, cazzo. Jackie stavolta. No, più che altro perché davvero 40, 53. Vai con un bel 53. Vai, cazzo, che quelli ci fanno il culo. Grande! Tu sei quello che ti sei... Dai, ti sei... Redento, veramente ti sei redento. Grande. Chris Kyle, giusto? Chris Kyle, grande, dai. Questo ti sei rifatto dagli errori di prima. Closing on target position now. On overwatch. Oh, tu mi vai... Mi vai qui... Ce la facciamo con 7 turni? Beh, sono tanti, Cioè, sono tanti, ma potrebbero non essere tantissimi. Però io te ti voglio un po' più avanti, cazzo. Io ti metterei qua. Io ti metterei qua. Adesso vediamo gli alieni che cazzo fanno, perché questo qua mi fa paura. Questi di solito non sbagliano mai. Il ninja romperà il cazzo a qualcuno. Dai, 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 prendilo, prendilo, prendilo. No, no. A chi è che va a fargli il culo? Sì, grande cazzo, l'ha mancato. Fantastico. Fantastico. Cioè, che culo. Ogni tanto il gioco mi grazia. Mamma, che culo. Che culo, ragazzi. Adesso sono fottuti. Mamma mia, che culo, ragazzi. Adesso sono fottuti. Io sparerei come il 19%.
ma il fenomeno lì è sempre... Cazzo, quel cazzone maledetto, ragazzi, mi sta sul culo. Allora, scusate, porto... sapevo, non prendermelo, mancamelo. Perfetto, come volevo io. E non lo vede ancora. Ma che cazzo? Quindi tutta la... Ah no, perché... Niente, ricarica. Va bene, sei più vicino. Meglio. Portiamo tutti avanti, ragazzi. Devo portare tutti avanti. Devo... Moving to designated position. Cazzo, quel barbone là mi sta sul culo veramente. È il fatto che siamo anche un po' corto di munizioni. Vaffanculo. 75-25. Ma che cazzo. Dai, segamelo via. Grande, mamma mia, Chris Kyle, così mi piaci. Altro che ti sei redento, ragazzi, bravo, cioè me ne hai sbagliati due, ma due veramente devo dire che me li hai... Bravo, mi piace, hai imparato la lezione, sei uno che apprende in fretta e ciò, come si dice, cosa buona e anche giusta. L'unica cosa del buono e giusto, io porterei lui qua... al 41. Vediamo se con la pistola riesce. Bravo Riccardo, bravo. Allora, vediamo un po', perché ragazzi siamo un attimo, questo non lo vede, siamo un attimo indietro con tu. Secondo me il tetto dove cazzo è che è la roba qua? È su lì, quindi bisogna portarlo, ma io lo porterei qua, ragazzi. Qua non penso proprio che venga visto, qui lui non lo vede, però può andare in una posizione strategica tipo qua. On my way. Dai, Jackie. Ma guarda, a questo punto... No, tu non puoi fare un cazzo, minchia, sei un po' indietro te però rispetto ai tuoi colleghi. Sai che io quasi quasi ti lascio qua in guardia, ti metto. Leonida, ti potrei mettere qua. Affermativo. Fuori un po' dalla portata di tiro. Affermativo. Guardia, vediamo che cazzo fa il gigantone qua del cazzo. Niente, non ha fatto un cazzo lo stronzo. Si vede che anche le forze comunque è in guardia però lo stronzo. Lo stronzo adesso è in guardia. Vaffanculo. Cazzo, se riusciamo a cecchinarlo e a togliergli la guardia è tanta roba. Ah cazzo, aia, e mancano 5 turni, non sono tantissimi. Vaffanculo, qualcuno si deve sacrificare adesso, questi sono indietrissimo. No, ho sbagliato, era sul giallo. Vabbè, toglimi la guardia, almeno mi toglie la guardia, speriamo che non mi becchi. Suca, stronzo, suca. Adesso vengo avanti di brutto perché mi hai rotto veramente la minchia. Abbiamo pochissimi turni, ragazzi. Got it, moving. Lo so che lo metto sul giallo, ma lo faccio proprio perché voglio avvicinare tutti, nel senso che bisogna avvicinare tutti al... Affirmative, moving out. Mi
dai, con un bel 72 spaccagli il culo. Grande Jackie, grande Jackie, grande Jackie, grande Jack, grande Jack. Mamma mia, ragazzi, ragazzi, la paura, ragazzi, la paura. Andare, io ti porterei già su. Grande Jack. Oh, bella squadra. E sì che sono tutti dei pipponi. Fate conto che sono tutti. La sto giocando in 6. Modalità è comunque, era una missione difficile. Dei pipponi, nel senso che non è che ho portato gente di alto livello, anzi. Eppure, ragazzi, devo dire che sta squadretta mi ha stupito. Ok, che ho giocato anch'io molto tatticamente. Allora, mettiamoli tutti. Guardate, scusate, ma voglio cercare di andare sul prima possibile. Ok, perfetto. Ragazzi, che squadra, ma che squadra, ma questa è una squadra, ma questa è una squadra della Madonna. Allora, te mettiti pure lì. Perfetto, Kandalek, ragazzi, è estratto. Kandalek, sei salvo. No, e poi no. Qui è Firebrand, abbiamo il VIP. Ecco, perfetto. Non, poi vi siete anche incazzati con me perché non l'avete lasciato indietro, l'avete. Zitti, zitti, che stavolta sono stato tattico, non potete dire una minchia. Potete dire. Poi, solo il fatto che non è stato ucciso un po' mi ha rincuorato. Certo, la prossima volta, ragazzuoli, starò più attento, però capite anche che mi riesce, è più difficile, però mi riesce più facile concentrarmi solo su sei persone che su 8, 10 o quello che è, per quello che fosse il gioco l'hanno fatto per 6, perché magari qualcuno appunto poi rimane indietro. Secondo me possiamo andare, io l'ho mandato qua, ma secondo me possiamo portarlo anche su. Ascoltate, io direi non indugiamo tanto, portiamo tutti avanti e vaffanculo. Anche, allora, te potresti già salirmi sul tetto. Ok, no. Mi muovo. Che però è strano che la gente però è svenuta, perché se vi ricordate, comunque io ho fatto passare con questo tasto tutti i cosi. Mi spiace che la gente svenuta non venga considerata, nel senso non la calcoli nella selezione, perché se solo mi avesse selezionato anche Kandalek che era a terra, mi sarei accorto che era lì e l'avrei preso. Su questo, ragazzi, sulla programmazione dei giochi, ovviamente come tutti noi, perché non penso che sia l'unico, quando poi ci giochiamo scopriamo delle cose che magari, sapete com'è, è meglio, magari abbiamo una visione un po' più ampia rispetto a, o comunque vediamo il gioco in una maniera diversa rispetto a chi l'ha programmato, e quindi ci sta ogni tanto che, secondo me abbiamo finito. Ok, dai Jack, ti metto qua. Mena sono 5, dei caccianemici si avvicinano ad alta velocità. La finestra di opportunità si sta chiudendo. Ho capito, la finestra. Leonida, ti metto su, là. Su. Riusciranno i nostri eroi a uscire vivi da... Ma sì, che... Gotta cover. Spero di riuscire. Ma sì, anche perché... Comunque se atterrano i deficienti, comunque il turno è ancora nostro. Tu fin dove mi puoi arrivare? Getting it done. Siete tutti fuori. Basta uno solo che abbia l'azione e siamo tutti fuori. L'unico che mi fa un po' paura per quanto mi riguarda è Chris Kyle, che nonostante un brutto inizio a osti mi rimane un po' indietro. A questo punto lo metterei, ragazzi, lo metterei nascosto qua. Per quanto si sia comportato male all'inizio, poi si è ripreso alla grande, ragazzi, veramente alla grande.
Scatto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e l'unico è l'ultimo è lì. Ma io a questo punto farei evacua tutti. Just in time. Non è che voglio lasciarti solo, Chris Kyle, anzi. Esatto, non ti lascio da solo perché tanto, guarda. Perfetto. Just in time. Dai ragazzi, missione difficile con gente scarsa, cioè c'erano un sacco di soldati e perfino una recluta. Valutazione perfetta. Missione compiuta. Mamma mia, mi sono, dai ragazzi, dovete ringraziarmi perché mi sono redento, ho salvato anche Kandale, che quindi tutto quello che è stato nella missione scorsa, che comunque non è andata male perché anche nella missione scorsa non è morto nessuno alla fine, con questa diciamo che mi sono redento anch'io, nel senso veramente che mi sono migliorato, dai, punto. Quindi io ho letto un po' i vostri commenti e via. Allora, quando vedrete questo gameplay, io sto già guardando, ho già letto i vostri commenti sul gameplay sul precedente. E quindi adesso mi faccio una bella risata perché... Beh, per esempio Griswold mi dice: bella missione Lord, si ritorna a demolire in grande stile, hai fatto esplodere mezzo, e poi non si legge più perché ovviamente la gestione dei commenti di YouTube fa cagare. Evil95G mi dice: comunque sì, si possono salvare, a caso ti capiteranno delle missioni in cui puoi salvare i personaggi catturati, ma questa missione, questa cosa può cadere dopo un'ora, dopo 24 ore a caso, infatti come hai detto te, Evil, si possono salvare. Ti ho riportato a casa il Kandale, che quindi la tua squadra è ancora a posto, e dai, siamo tutti contenti ragazzi. Lord cerca sempre di recuperare il recuperabile, poi fate conto che è un gioco, qualcuno prima o poi dovrà morire, ma è anche questo il bello, dai, uno muore gloriosamente in battaglia, viene ricordato. L'importante è che continui a seguire almeno il mio canale su altre cose, insomma, e che non si disiscriva solo perché il suo personaggio è morto XCOM, perché sarebbe veramente una roba tristissima ragazzi. Ecco, detto questo, niente, promuoviamo, procediamo alle promozioni. Allora, ecco, anche questo, mi avete detto che dovevo seguire la via, no ragazzi, sulle promozioni lasciate fare a me ragazzi, che non c'ho più voglia di... No, perché veramente se no leggo 3000 commenti, poi mi perdo via, posso fare io per voi, tanto alla fine faccio sempre cose buone, dai. Allora, Mancuro, granatiere, soldato francese, un altro granatiere, benissimo. Promuoviamo anche 345, come cazzo, Magarpio 345, anche lui mettiamo antiurto. Poi promuoviamo Jack Frost, Jackie, grande Jackie ragazzi, Jackie qua si è comportato veramente bene. Allora, lui era protocollo medico, quindi protocollo di rianimazione direi, e questo è protocollo contro il tuo, puoi puntare a bersagli robotici, mi capisci? Ma io ti continuerei a usare come protocollo di rianimazione, nel senso come medico. So che a te mi hai già detto che non te ne frega un cazzo di come ti faccio il personaggio, ma sei tranquillo, sei in buone mani, perché comunque, ripeto, i medici a XCOM servono, e anche tanto, possono fare la differenza in battaglia, quindi... Chris Kyle, ti faccio direi... dipende Chris Kyle, se vuoi fare il pistolero o cosa. Adesso non mi ricordo se mi avevi scritto qualcosa, ma mi sa che non mi avevi scritto un cacchio. No, non mi avevi scritto niente su questo. Ti faccio... Ma quasi quasi ti faccio anche a te pistolero, fuoco di cervello del codex, perfetto. Nonostante le risorse limitate a disposizione, ha brillantemente superato le mie aspettative. Ma io supero sempre le aspettative. Comandante. Ragazzi, abbiamo recuperato
Sono tornato in forma Magarpio, che tra l'altro era anche scosso in attesa di ordini nell'armeria. Ragazzi, è ritornato il grande Khan Dalek, quindi come vedete non ho abbandonato assolutamente nessuno. Anzi, Khan Dalek non solo è tornato, cazzo, si è preso anche una... Ragazzi, ma cosa volete di più? Una promozione, cioè, oltre che ad averlo salvato è stato anche promosso. Mamma mia, sono quasi commosso. Veramente sono quasi commosso. Allora, qua abbiamo scelto Shredder. Gli attacchi con la donna che danneggia le armature. Genera fuoco di sbarramento. Non so. Khan Dalek, vediamo se mi avevi scritto qualcosa. Adesso Khan Dalek. Non mi avevi scritto un cacchio. Quindi, ascolta, come abilità te lo faccio io. Io metto a disco che l'altro l'abbiamo fatto demolitore. Scatena. Ma quasi quasi faccio... Ma ti faccio soppressore, guarda, ti faccio soppressore a te. Allora, visto che l'altro avevo fatto demolitore, te ti faccio soppressore, che va sempre bene. Beh, che dire, ragazzi, dai, è andato bene, è finito... ciò che doveva finire bene è finito benissimo, con una bellissima promozione, un salvataggio di Khan Dalek da parte di una squadra che veramente non ci avrei speso neanche 2 lire bucate, veramente. Quindi voglio almeno 30 like, ragazzi, ma almeno 30, perché non si può avere 200 visualizzazioni e solo 30 like. Dai, ragazzi, spingete con questo mouse, mettete like, punto e basta. Quindi lasciate like, lasciate commenti, noi ci rivediamo sempre qui sul mio canale con un nuovo gameplay di questo gioco bellissimo e buggatissimo anche, non lo so se è buggato, comunque per me è bug, qualche bug ce l'ha. Restate come sempre sintonizzati e a wanagana!